congresso straordinario della FUCI per la beatificazione di Paolo VI alla Santissima Annunziata la Lectio Divina del Cardinale Betori, polemica con l'Università di Firenze sulla questione dei crocifissi. Servizi per l'infanzia ed educazione alla genitorialità, la sinergia tra Comune, Università e Oxfam. 100 piazze per il lavoro, la CISL nazionale in piazza anche ad Arezzo per il Jobs Day. Il Comune e l'associazione Kivanis insieme per il progetto Adotta una famiglia. Saracino, tutto pronto per i festeggiamenti di Porta Santo Spirito, sabato cena della vittoria nei locali di Arezzo Fiere e Congressi. Buonasera a tutti voi e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su TSD. Il secondo giorno del congresso straordinario della FUCI che si tiene anche ad Arezzo per la beatificazione di Paolo VI alla Santissima Annunziata si è tenuta la Lectio Divina del Cardinale Betori, polemica con l'Università di Firenze sulla questione dei crocefissi. Vediamo il servizio. Il congresso straordinario della FUCI per la beatificazione di Paolo VI si è aperto con la prolusione del cardinale Giovanni Battista Re nella cattedrale di Arezzo e con la rappresentazione sacra in pieve dal titolo Il pellegrino dalle scarpe rosse, con le voci di Amina e Uberto Kovacevic, insieme alla vocale Vox Cordis diretta da Lorenzo Donati. Il secondo giorno di congresso ha visto lo svolgimento di una tavola rotonda nel centro di San Michele, con la partecipazione del professor Xenio Toscani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, della professoressa Maria Pia Sacchi Mussini dell'Università degli Studi di Pavia e del professor Paolo Repi dell'Università degli Studi di Roma III. Il momento centrale è stato quello della Lectio Divina tenuta dal cardinale Giuseppe Betori nella chiesa della Santissima Annunziata. L'arcivescovo di Firenze si è concentrato sul tema dell'evangelizzazione a partire dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Non si evangelizza da soli, si evangelizza insieme e si evangelizza arricchendosi di storie e di preoccupazioni, di funzioni tra loro le più varie. Non è l'omogeneità che regna nella esperienza di Paolo, tutt'altro. Ecco, questo agire in comunione così riccamente articolato direi che è prezioso per noi perché ci richiama a modalità di missione che non siano azione di singoli e neanche di gruppi omogenei, troppo omogenei, separati l'un dall'altro e tutti con lo stesso stampo, ma si propone nella sua dimensione, nella sua natura ecclesiale, in quanto composta secondo una convergenza di vocazioni e di ministeri, però con una struttura, non così accostati semplicemente l'uno all'altro. Il presidente della Conferenza Episcopale Toscana, durante la Lectio, è intervenuto con toni forti sulla polemica con l'Università di Firenze sulla presenza dei crocifissi all'interno dell'Ateneo. Mi fa veramente pena l'Università degli Studi di Firenze. Si è messa in testa di mettere in discussione la presenza del crocifisso dentro le sue aule. Tra l'altro con l'intelligente mossa di contarli i crocifissi nell'università, quasi che fosse un problema quantitativo, se ce ne abbiamo meno di 10 ce li teniamo, se ce ne abbiamo più di 100 ne buttiamo via la metà. Ma come oggi risponde un interessante, non so chi è questo signore, assessore del comune di Volterra, su una lettera al Corriere Fiorentino di oggi, risponde a questo illuminato parere del nostro rettore, dicendo come fai a educare dei giovani che devono vivere in una città come Firenze, cancellandogli il riferimento a Gesù Cristo, che è all'origine di tutto quello che vedono. A suo tempo io, a una mossa del rettore con cui espulso il crocifisso questa volta, non dalle aule ma dall'aula magna, dissi che ero intenzionato a ritirare tutti i crocifissi, i santi e le madonne da tutti i luoghi di cultura fiorentini, visto che la cultura fiorentina non vuole Gesù, posso anche spogliare interamente o quasi la Galleria degli Uffizi, no?
e riportarmi a casa tutto quanto. E passiamo alla cronaca. Un terremoto di magnitudo 3.2 ha interessato il territorio al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, con epicentro nelle vicinanze di Bagno di Romagna. Le scosse sono cominciate subito dopo la mezzanotte e sono state percepite anche nell'Aretino, nel comune di Chiusi della Verna. Attualmente non sono stati rilevati danni a persone o cose. Le scosse sono state ben 8 nel giro di 40 minuti, molto ravvicinate l'una all'altra. Servizi per l'infanzia ed educazione alla genitorialità, la sinergia tra comune, università ed Oxfam. Vediamo i dettagli. Una ricerca sull'infanzia per colmare il deficit educativo di molte famiglie nei confronti dei servizi per i più piccoli e delle difficoltà degli utenti ad accedervi. È la proposta sviluppata in collaborazione da Comune di Arezzo, Aslotto, Università degli Studi di Siena, Oxfam Italia e tutti gli attori del sistema integrato, cioè insegnanti, bambini e genitori. Il Comune di Arezzo ha accolto con entusiasmo le opportunità proposte dal progetto Pinnacle, che è un progetto europeo di 2 anni finanziato dalla Commissione europea all'interno del programma di apprendimento permanente. Il progetto prevede 8 organizzazioni di 7 diversi paesi europei nel cercare di colmare il gap tra il mondo della genitorialità e i servizi legati all'infanzia in ambito educativo, sociale e sanitario. Il progetto Pinnacle, più che un progetto, è un programma, poiché porta una complessità di azioni, in particolare un percorso per genitori e bambini tra febbraio e giugno 2015 e una serie di eventi a livello locale, ma anche a livello internazionale, che si concluderanno ad ottobre 2015. È già da anni che collaboriamo con le istituzioni aretine, il Dipartimento e la direttrice Loretta Fabi sono da anni investono per coltivare la nostra collaborazione. Nel prossimo anno, nei prossimi mesi, abbiamo trovato una sinergia interessantissima perché da una parte l'assessore intende rispondere alle nuove esigenze delle famiglie che chiedono ai servizi all'infanzia alcune attenzioni rispetto alla flessibilità, nuovi scenari economici, quindi ristrettezze economiche e bisogni emergenti delle famiglie. In accordo con lo spazio famiglia formeremo dei peer educator sia tra i ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa che tra i loro genitori e i loro insegnanti, perché la modalità di fare promozione della salute non è soltanto dare informazione, cosa che è necessaria, ma anche aiutare ragazzi, genitori e gli educatori ad affrontare in maniera ragionata, debbono essere affrontati compiutamente da ciascuno di noi per restituire gli esiti di questo confronto, di questa valutazione ai nostri figli, ai nostri amici, a chi ci sta intorno. In seguimento, in piano centro storico ad Arezzo, nel primo pomeriggio, 2 venditori ambulanti di origine senegalese con regolare permesso di soggiorno, dopo essersi sottratti ai controlli della polizia municipale, hanno tentato la fuga e uno di loro ha poi aggredito gli agenti sia durante l'arresto che dopo il fermo in caserma. Domani è previsto il processo per direttissima. 100 piazze per il lavoro, la CISL nazionale in piazza anche ad Arezzo per il Jobs Day. Vediamo insieme. Fissata per sabato prossimo, 18 ottobre, la mobilitazione nazionale della CISL dal titolo Jobs Day, 100 piazze per il lavoro. Una iniziativa che il sindacato ha deciso di promuovere per prendere posizione sulle ultime decisioni del governo in materia di lavoro. Anche CISL Arezzo prenderà parte alla mobilitazione e sarà il mercato di Via Giotto la cornice a fare da sfondo per il ritrovo del sindacato e dei lavoratori aretini. Cosa chiede la CISL all'esecutivo nazionale? Noi vogliamo che il governo avvii un confronto serio con le organizzazioni sindacali. Siamo di fronte a una delega sul lavoro ampia, dove si parla di casse integrazioni, si parla di contratti a tutele crescenti, si parla di volontà di eliminare alcune forme di precariato. Ecco, su questi temi vogliamo un confronto puntuale e preciso, perché ogni tema ha bisogno di una sua approfondimento. In particolare per quanto riguarda l'articolo 18, qual è la vostra posizione?
Noi siamo perché rimanga la tutela sui licenziamenti discriminatori, che non ci sia il fatto che ci sia un caso di licenziamento di natura economica, non ci sia solo per un certo periodo l'obbligo del risarcimento economico, ma sia esteso in modo illimitato. Gli altri punti di ritrovo che aderiscono a 100 piazze per il lavoro nella provincia saranno le piazze principali di San Sepolcro e San Giovanni Valdarno. E spostiamoci in Val Tiberina. Il comune di San Sepolcro ha aderito all'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della Tavola della Pace e parteciperà ufficialmente alla Marcia Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 19 ottobre. 100 anni fa scoppiava in Europa la Prima Guerra Mondiale, ma ancora oggi, nonostante milioni di morti, atroci sofferenze, distruzioni e due conflitti mondiali, la pace è ancora più in pericolo di ieri, spiega il vice sindaco e assessore alla cultura della pace di San Sepolcro Andrea Laurenzi. Dalla prima marcia organizzata da Capitini nel 1961, San Sepolcro è stata presente e tutti noi abbiamo il dovere di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei cittadini e promuovere il rispetto dei diritti umani proteggendo le persone più deboli e vulnerabili della nostra comunità. Il comune di San Sepolcro parteciperà con il proprio gonfalone e metterà a disposizione un autobus gratuito per tutti coloro che domenica vorranno recarsi a Perugia. La partenza è alle 8 da Porta del Ponte. Il comune e l'associazione Chivanis insieme per il progetto Adotta una Famiglia. Solidarietà e supporto economico alle famiglie che vivono in condizioni di grave disagio economico. È questo lo scopo del progetto Adotta una Famiglia, ideato dall'assessorato al welfare del comune di Arezzo e che ha trovato sostegno nella sezione aretina dell'associazione Chivanis. Secondo le ultime stime sono infatti circa 900 le famiglie aretine sulla soglia di povertà in lista per avere un alloggio. Sono proprio questi i dati che hanno spinto l'assessorato a trovare misure per far fronte alla complessa situazione sociale a cui tutti potranno aderire. Sempre di più ci troviamo di fronte a famiglie che non hanno una casa, famiglie che chiaramente stanno perdendo la casa, hanno perso il lavoro e famiglie con molti bambini che chiaramente non hanno i soldi per potersi pagare l'affitto con il rischio di conseguenza di uno sfratto per morosità incolpevole. La nostra città è una città a maggiore incidenza di questo tipo di problemi. Partendo da questo presupposto, l'assessorato alle politiche sociali, in accordo con il Chivanis, che è un'organizzazione che si interessa dei bambini con cui ho collaborato nel passato, ma adesso vogliamo guardare la nostra città e quindi trovare una famiglia, e il comune di Arezzo l'ha trovato una famiglia, tra le tante, ce ne sarebbe tantissime tra l'altro, dico, a cui poter dare una risposta, monogenitoriale con un solo genitore, con tre bambini, che chiaramente non ha, una famiglia molto fragile, non ha la possibilità di pagare l'affitto. Il professor Caremani, che è nostro socio, siamo molto onorati di questo, e ci ha indicato questo progetto specifico. All'inizio si pensava di poter dare soldi, come fanno tutti i club, poi invece abbiamo pensato di identificare una famiglia dicendo, adottandola, proprio usando questo buon slogan. Da sempre il Chivanis International ha come mission quella di aiutare i bambini. Noi quest'anno festeggiamo il centenario dalla nascita del Chivanis a Detroit negli Stati Uniti il 21 gennaio 2015 e quindi per noi è importante ribadire il concetto che i bambini sono diventati da 15 anni a questa parte l'unica mission di tutti i nostri service. Ma noi come Club di Arezzo vogliamo guardare alle necessità del territorio. Per dare avvio alla raccolta fondi che rende possibile la realizzazione dell'ambizioso progetto, sarà organizzata una rappresentazione teatrale per sabato 1 novembre alle 21:30 presso il Teatro Mecenate di Arezzo.
E passiamo alla cultura. Domenica 19 ottobre alle 15 presso il Bagnoro è in programma l'inaugurazione del museo parrocchiale sul restauro della Pieve di Sant'Eugenia. Sarà l'architetto Carla Corsi Miraglia, funzionario della Soprintendenza per i Beni Culturali di Arezzo, ad illustrare l'intervento di restauro della Pieve Aretina documentato dal neonato museo e che si è concluso nel 1981. Seguirà la visita guidata al museo parrocchiale. Saracino, tutto pronto per i festeggiamenti di Porta Santo Spirito. Sabato sarà la volta della cena della vittoria presso i locali di Arezzo, fiere e congressi. È passato poco più di un mese e mezzo da quando la coppia di ragazzi terribili ha portato nella rastrelliera di via Niccolò Aretino la Lancia numero 31. Il popolo della Colombina è pronto a festeggiare l'ennesimo trionfo firmato Cicerchi a Scortecci con la tradizionale cena della vittoria, alla quale sono state invitate le autorità cittadine e i massimi rappresentanti del mondo della giostra del Saracino. Il momento culmine dei festeggiamenti con la cena della vittoria che si svolgerà sabato al Centro Affari di Arezzo, una location che permette, anche se le condizioni meteo non sono ottimali, permette appunto di poter ospitare tutti i commensali che sono dati appuntamento. C'è tantissime richieste, abbiamo centinaia e centinaia di quartieristi che saranno lì con noi per festeggiare questa 31esima Lancia d'Oro. Durante la serata verranno consegnate anche le miniature della 128esima Lancia d'Oro, realizzate dal maestro intagliatore Francesco Conti, e i festeggiamenti rappresenteranno anche l'occasione per presentare l'edizione numero 5 del 2014 del periodico giallo-blu Il Bastione, che quest'anno compie 25 anni di attività. Intanto alle scuderie Edo Gori lo staff del quartiere di Porta Santo Spirito è già al lavoro per preparare le giostre 2015. Il lavoro è già iniziato di fatto, perché finita la giostra di settembre è già tutti al lavoro per la giostra di giugno 2015. Ovviamente anche le strutture che possiamo avere permettono di poter lavorare in maniera costante per tutto il periodo dell'anno, per cui, e ovviamente anche i risultati poi testimoniano di questo impegno che viene svolto. Si è aperta oggi ad Arezzo la 10ª edizione del mercato internazionale dei prodotti tipici di qualità, che fino a domenica 19 ottobre tratterrà in città oltre 200 stand di specialità artigianali e gastronomiche da tutto il mondo. Ad aprire la manifestazione il taglio della torta di compleanno decorata con tante bandierine internazionali e 10 candeline. La curiosa geografia dei sapori proposta dal mercato internazionale, in cui la Thailandia confina con la Sardegna e l'Inghilterra è vicina al Messico, continuerà a stupire e coinvolgere aretini e visitatori, con gli stand che resteranno aperti ogni giorno con orario continuato dalle 9 alle 2 di notte. E veniamo allo sport. Gli Arieti cercano un accordo per far crescere il rugby della Valdichiana. Vediamo. L'azienda Fabianelli è un'azienda radicata nel territorio e da lungo tempo un rapporto con lo sport. Da quest'anno la sponsorizzazione agli Arieti Rugby. Esatto, sì. La nostra azienda da sempre, Cassimo Fiorentino, ha da sempre portato avanti un discorso di collaborazioni con varie società sportive di sport diversi, quindi partendo dalla pallavolo, calcio, tennis e anche diversi sport motoristici. Da quest'anno ci siamo affacciati in questo mondo del rugby perché il rugby ha un suo perché, è uno sport dove ci sono ancora determinati valori e uno sport che speriamo possa attirare tanti bambini che possano crescere seguendo questi valori. Si parla anche di rapporto tra sport e alimentazione, in questo caso sport e pasta. Esatto, nel nostro caso sappiamo che la pasta comunque è un alimento fondamentale nella dieta di ogni sportivo. Noi forniremo, siamo sponsor tecnico in quanto forniremo anche i nostri prodotti alle varie squadre della Rieti, quindi prima squadra e anche i bambini, che potranno quindi mangiarla prima delle partite e soprattutto poi nel terzo tempo. Abbiamo avuto la possibilità
di usufruire di questa collaborazione e sinceramente per i bambini è una collaborazione importante, perché comunque l'alimentazione è uno dei valori fondamentali per la loro crescita e noi cerchiamo di essere come sport parimenti un riferimento importante dal punto di vista educativo, pedagogico, perché comunque i valori del rugby sono, oltre che valori sportivi, valori di rispetto per la persona e che vuol dire anche per la propria persona, quindi una sana e corretta alimentazione è un indice di rispetto per se stessi. E domenica 19 ottobre alle 11 sarà celebrata la Santa Messa presso il Circo di Vienna, allestito ad Arezzo in via Duccio di Buoninsegna. La celebrazione sarà presieduta da Don Carlo Volpi, responsabile diocesano di Luna Park e Circhi, e da Siro Cornacchino, responsabile dell'ufficio Migrantes diocesano. Con questa notizia si conclude il nostro notiziario. Ora vi lascio alle previsioni in meteo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Un buon proseguimento di serata su TSD.